Proviamo a inoculare con un Trojan questo cellulare. Andiamo dunque a creare il nostro malware che stiamo per utilizzare per effettuare l'inoculazione, dunque l'attacco sul dispositivo. Andiamo su WhatsApp, mandiamo su WhatsApp un'immagine a quella persona che vogliamo attaccare. All'immagine quella del simpatico cavallino, ecco, avete commesso l'errore. Nel momento in cui gli ho dato quel tocco mi è entrato il Trojan, ma lei è in grado di mandare questo messaggio malevolo, nascosto nel quale c'è il Trojan, diciamo sì. Così, come se il mittente fosse qualcun altro, un mio amico? Assolutamente sì, tecnicamente noi in questo momento siamo il telefono. Cosa le potrà permettere di fare su questo? Tecnicamente tutto quello che noi desideriamo, cioè? L'unico limite è ciò che noi gli diciamo di essere un limite. Possiamo riuscire, ad esempio, ad aprire il microfono e registrare una conversazione a nostro piacimento. E bisogna parlare un pochino. La faccio con questa vignetta di Altan. Due signori, il primo dice al secondo, le spie spiano. E l'altro risponde, roba da pazzi. Due signori, il primo dice al secondo, le spie spiano. E l'altro, roba da pazzi. Qualità eccezionale. Provi adesso invece a fare la stessa cosa con il dispositivo spento. Altra vignetta, questa volta di Sergio Staino. Una signora a letto con Bobo. Sa tenere un segreto e Bobo neanche per sogno. Sergio Staino. Una signora a letto con Bobo. Sa tenere un segreto e Bobo neanche per sogno. Cioè lei si è completamente sostituito a me proprietario. Esatto, diciamo. Mi dica un messaggio che lei scriverà in questo momento, senza che lo scriva, me lo dica. Quello che vuole. Sono veramente esterrefatto. E tecnicamente io... Quando il suo dispositivo risulta in realtà spento, guardando sul mio dispositivo, lei mi ha appena scritto, sono veramente esterrefatto. Cioè lei praticamente sta scrivendo sul mio telefonino? Come se fosse lei. E tecnicamente è il suo telefonino che sta scrivendo. Cioè a dire, lei può inserire sul mio telefonino messaggi, anche foto? Contenuti, foto, assolutamente. Video? Documenti? Posso eliminarli anche? No, dico, ma la può manipolare? Assolutamente. Un Trojan può arrivare direttamente sul tuo cellulare, sul PC, sul tablet. Oppure su un navigatore GPS, su una console per videogiochi, un satellite, una smart TV, qualsiasi dispositivo, un antifurto. I Trojan usati nelle indagini si prendono tutto quel che c'è sul cellulare, ma sul mercato ci sono anche Trojan commerciali che non possono essere inoculati a distanza come fa la polizia giudiziaria, ma solo avendo il telefonino a disposizione. Costano circa $250 per un affitto di 2 mesi. Possono fare tutto. Captare il call log, quindi il registro chiamate, fare call recording di chiamate VoIP, registrare call recording. Call recording significa registrare delle chiamate, insomma, sì. Registrare telefonate. Attivare una funzione di keylog, per esempio. E questo è quello che ha captato, questi sono messaggi di prova, messaggi che io ho inviato. Quindi ha captato WhatsApp, Telegram. Ha captato WhatsApp, ha captato Google Play Store, Google Instagram. Play Store, Instagram, Internet, Samsung. Ho la possibilità di MMS, vedere le foto che sono presenti all'interno del telefonino, queste sono delle foto di prova foto che ho video. Fatto io. Captare eventuali audio file che sono presenti all'interno del telefono, darmi una localizzazione del telefono, quindi attivare il dispositivo GPS e dirmi dove siamo, attivare una funzione di RAMCAM, quindi fare una fotografia usando le fotocamere anteriori e posteriori. Però bisogna avere a disposizione il telefono. Assolutamente. Allora, siccome è difficile averlo a disposizione, basta regalarlo al proprio figlio o alla propria fidanzata. Sì, già. Già inoculato con il Trojan. Esistono delle società, io in Italia so che ce ne sono alcune, che vendono il telefono già pronto all'uso. Malware, spyware, virus e Trojan. In termini giuridici si chiamano captatori informatici e grazie alla riforma voluta dal Ministro della Giustizia Bonafede, approvata a gennaio 2019, possono essere utilizzati anche per le indagini di corruzione. Fino a quel momento potevano essere impiegati solo per mafia e terrorismo.